24 ore grazie a Milano. Sì. Ok, allora, adesso ti offro io qualcosa. Che figata. Oggi voglio scoprire se si può vivere per 24 ore senza soldi in questa città. Sono le 8 e adesso cerchiamo di fare colazione. Quindi cerchiamo qualcuno che ci possa aiutare. E la prima idea che mi è venuta in mente è quella di piazzarci sotto il Mac e aspettare qualcuno che entra o che esce e chiedergli semplicemente se ci può offrire la colazione. Mi vorresti offrire una cosa per fare colazione? Una colazione solo per te. Sono arrivato ieri. Di dove sei? Da Israele. Va bene, dai, espresso. Con la crema. Due caffè e due crema. Grazie. Com'è che ti chiami? Abiel. Come si dice? Prima colazione? Grazie ancora. È fighissima questa cosa. Piacere conoscerti. Anche per me. Ciao. Wow, la prima persona a cui ho chiesto mi ha offerto la colazione. Primo obiettivo della giornata completato perfettamente a primo colpo. Quindi continuiamo così. Intanto beviamo un po' di acqua, che alla fontana è sempre gratis. Iniziano ad arrivare un po' più persone rispetto a mezz'ora fa. L'obiettivo adesso è quello di accumulare una certa cifra in modo da avere sempre qualcosa in tasca. Quindi adesso chiederemo soldi alla gente. Ok, ora inventerò una scusa e dirò che ho bisogno dei soldi per comprare il biglietto dei mezzi. Avrebbe qualche moneta per prendere il biglietto dell'ATM? Qualsiasi, poi magari la ne accumulo. Tieni, guarda, c'ho un euro. Mi dispiace. Va bene, grazie, grazie. Ok, ragazzi, abbiamo il primo euro della giornata. Ok, ho spottato King Ash sulle storie di Instagram. Stiamo andando a chiedere aiuto a lui, visto che è il King, ci potrà aiutare forse. Ash, ciao. Senti, ma secondo te io sto facendo un video, no? Vai, su che cosa? Su vivere 24 ore gratis a Milano. Ho iniziato alle 8, mi hanno offerto la colazione e c'ho un euro. 24 ore gratis a Milano? Sì. Ok, allora, adesso ti offro io qualcosa. Devo aiutare un po'. €1,20. Wow, cioè quello che mi ha offerto di più sei tu, eh. Lo so, perché vorrei autosponsorizzarmi poi nella lista delle persone che magari ti hanno aiutato. Magari mai. Ma aiuterai me in futuro quando finirò sotto un po', perché ce la farai, tranquillo, vai. È stato un piacere. Tecnicamente adesso abbiamo 1,20 € in più, possiamo sia prenderci un biglietto della metro che continuare ad accumulare i soldi e adesso siamo a 2,20 € e una colazione. Ok, adesso proviamo a spiegare la situazione, cioè che stiamo facendo un video, vediamo se qualcuno ci dà una mano semplicemente chiedendo e dicendo la verità. Sto cercando di fare un video su YouTube. Ok. E ho bisogno di una mano e niente, flop. Sono in via Monte Napoleone e sto cercando di vivere 24 ore gratis a Milano. Mi potresti aiutare? Ok, questo è stato freddissimo. 24 ore gratis a Milano. Mi spiace. E un consiglio invece? Ti posso dire, se scavalchi i tornelli nessuno ti dice niente. Io so che c'è un posto dove puoi mangiare completamente gratis. Secondo me comunque la tecnica di chiedere per un motivo funziona. Potresti dare una mano a prendere un biglietto della metro, per favore? È che qua siamo tirchi. Tutta la fortuna iniziale si sta sgretolando in un attimo, perché non sto trovando più gente disposta ad aiutarmi. Per vivere gratis a Milano? No, 24 ore gratis. Napoli. Ciao. Che cosa succede allora, se... Allora, potresti vincere una di queste cose. Gratis. Certo. Vuoi fare un video? Ciao. Ciao ragazzi. Che roba. Ho vinto una lezione di yoga. Totalmente a caso. Non si vede però, eh. No, così si vede. Se mi avvicino si vede di meno. Okay. Signora, lei mi può aiutare? Sì. Ok. Mi ha chiesto se gli potessi fare una foto e io subito ne ho approfittato, però è stata stragentile, mi ha dato 3,20 €. Intanto sono le 11:15 e abbiamo accumulato 5,50 €. Sono stanchissimo perché ho camminato ininterrottamente tutto il tempo ed è arrivato il momento di andare a mangiare.
un panino da un euro. Tra pochissimo cambiamo anche zona, andiamo a Gaiolenti. Thank you. È assurdo quanto la gente abbia diminuito la voglia di parlarmi. Devo dire che sta diventando sempre più difficile. Una mongolfiera? Ma io voglio salirci. Adesso devo riuscire a salire su quella mongolfiera per forza. È gratuito? È gratuito? Sì. Bisogna mettersi un po' in coda, c'è un po' di attesa. Tra un quarto d'ora torniamo, vediamo se c'è posto. Nel caso ci facciamo anche un giro in mongolfiera gratis. Ti ho spottato che... Ti chiami? Sei... Mattia. È stato un piacere. Che roba, grande. Si va. Finalmente. Per la prima volta a Milano, totalmente a caso, gratis, su una mongolfiera. Che figata. Tecnicamente questa può essere definita una mongolfiera. Fallo una classe. Mi sono fatto un po' di caramelle. Gratis. Sono di nuovo qui. E... ah, c'era lo yoga. Ho passato le ultime ore a mangiare caramelle Haribo. Sono le 19:30, quindi è ora di cenare, tra un po'. Mi sono appena reso conto che quando sono salito sulla mongolfiera mi hanno dato un foglio. Ecco, quindi ora ci ho pensato. Sono andato per prendere questo foglio. Abbiamo 100 euro di buono, quindi questo vuol dire che abbiamo la possibilità di spostarci gratuitamente. Anche questo è gratis. Ma visto che siamo qui, facciamo anche la spesa all'Esselunga e risparmiamo qualche euro. Secondo me è meglio mantenerci 2 euro in tasca per sicurezza. Dobbiamo solo trovare qualcosa da mangiare con 3,50 euro. C'è un pezzo di lasagna a 3,51 euro. Molto buono. Ci sta. Comunque, direzione lì in fondo c'è una fontana. Oggi tutto gratis. Oggi tutto gratis. Ta-ta-ta-ta. Scusami, posso fare un giro con te a fianco? Dai, dai. Grande. Allora, si chiama Falling, l'ultimo pezzo che hai mixato tu. Che figo. Grandissimo. Qual è il tuo film, Mattia? Grazie, no, mille, grazie. Ciao. E ci siamo fatti anche un giro su una mega macchina. Che bello questa città, io impazzisco. Io sono veramente a pezzi, non ce la faccio più, le mie gambe chiedono pietà. Se cammino qui i piedi mi fanno malissimo, quindi devo camminare su questa parte qui della strada. Considerando la mia situazione fisica in questo momento e considerando il fatto che ho la possibilità di dormire ospitato a casa di un mio amico, direi proprio di andare a dormire. Ma prima